Preoccupa dunque la situazione nel Bresciano per la diffusione della variante inglese e la conseguenza è saturazione di reparti ordinari e terapie intensive. Da Brescia ci racconta tutto in diretta Pierluigi Ferrari. Sì, buongiorno dalla Fondazione Poliambulanza, è uno degli ospedali in prima linea anche in questa terza ondata pandemica a Brescia. Si tratta di una decisione, quella della zona arancione rafforzata, che era attesa, ha commentato ieri il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, che però ha detto Brescia è stanca, sono stanchi i genitori che da ieri sera hanno dovuto trovare dalla sera alla mattina una soluzione per i loro figli che sono a casa. Le scuole sono chiuse fino al 2 di marzo, sono stanchi i baristi e i ristoratori che si trovano alle prese con il terzo lockdown, è praticamente un record in Italia, li hanno fatti praticamente tutti. C'è anche grande consapevolezza della gravità della situazione, sono oltre 4.000 i contagi negli ultimi 7 giorni nel Bresciano e gli ospedali sono in affanno, 70-80 nuovi ricoveri Covid negli ospedali bresciani. La Fondazione Poliambulanza, ovviamente direttore Alessandro Treboldi, non fa eccezione. Com'è da voi la situazione? Da 2 settimane a questa parte gli afflussi a pronto soccorso sono raddoppiati, abbiamo accessi fino a 30 persone con sintomi Covid al giorno, circa la metà delle quali necessita di ricovero, quindi abbiamo organizzato il pronto soccorso ampliando i posti perché le persone possono stazionare più a lungo e stiamo ricevendo collaborazione da rete regionale per il trasferimento in altre province attualmente meno colpite. Sono tutti pazienti bresciani e le ripercussioni sono tante, sia sotto il profilo organizzativo, e cito un esempio, con la chiusura oggi delle scuole ci stiamo anche attivando per fornire servizio di babysitteraggio a quel personale che altrimenti sarebbe costretto a casa per i figli piccoli. Ecco, certamente. Le terapie intensive, qual è la situazione? Terapia intensiva per noi il numero è stazionario a 14 perché quella è la dotazione che ci è stata richiesta e di più non potremo fare perché comunque c'è un'attività di emergenza e urgenza che serve il territorio e che deve avere la sua continuità. Grazie direttore. Adesso con Angelo Melloni che è il direttore medico vorremmo capire che tipo di pazienti state ricoverando. L'età media dei pazienti al momento va tra i 70 e i 75 anni, si tratta di pazienti gravi con un importante impegno respiratorio, ragion per cui vengono ricoverati. Sicuramente rispetto ad un anno fa, all'inizio dell'ondata pandemica, ecco, l'impatto in termini numerici non è violento al punto da avere l'ospedale completamente occupato da pazienti con forme estremamente severe e che necessitano di forme avanzate di assistenza respiratori. Al momento sicuramente la situazione è critica, i pazienti sono tanti, abbiamo ricoverato in questo momento circa 130 pazienti nei reparti per acuti e il livello di impegno dei nostri medici e dei nostri infermieri è sicuramente significativo. Ecco, questo non è ancora un ospedale Covid, cioè state continuando a svolgere le vostre attività? Continuiamo a svolgere le nostre attività ad una, potrei dire, con una importante riduzione comunque perché gli afflussi sono tali da aver reso necessario rimodulare diverse attività dell'ospedale, diverse aree dell'ospedale per accogliere pazienti Covid in questo momento. Ecco, non c'è solo l'emergenza degli ospedali, in questa zona arancione rafforzata c'è anche una priorità vaccinale per i comuni più colpiti nel Bresciano, 103 comuni che in febbraio, in una particolare periodo di febbraio hanno registrato il più alto numero dei casi, priorità vaccinale che da domani comincerà a produrre i primi effetti, l'annuncio della regione, da domani le prime vaccinazioni nei comuni a cavallo tra la provincia di Brescia e di Bergamo, priorità nella priorità si comincerà con gli ultra ottantenni, i volontari e le forze dell'ordine. Da Brescia è tutto, la linea allo studio.